Semiaffondato nella notte tra il 20 e il 21 agosto dello scorso anno per cause ancora da accertare da parte degli organi competenti, l'unità navale Nettuno VM-628 è stata recuperata con successo dalla darsena del porto di Fano. Un'operazione complessa quella di ieri, 22 luglio, 11 mesi dopo, che ha visto coinvolte circa 50 persone tra gruisti, sommozzatori, tecnici comunali, responsabili della sicurezza e forze di polizia. Ti avevamo promesso che non avremmo mai permesso lo stazionamento di quel relitto all'interno del porto di Fano perché minava la sicurezza del porto, ma soprattutto anche il decoro della nostra città. Quindi dal giorno dopo dell'insediamento della giunta ho dato mandato all'assessore Ilari di creare un pool di esperti insieme al supporto della Capitaneria di Porto per far sì che si potesse rimuovere entro il 25 luglio il relitto dal porto. Questo è stato fatto nel primo giorno utile, addirittura il 22 luglio, quindi io ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e ci tengo a dire che la spesa è stata quella di 85.000 euro, forse abbiamo risparmiato qualche migliaia di euro anticipando e ci rifaremo sicuramente sul proprietario dell'imbarcazione. Non può essere la collettività a pagare le spese di un privato. Faremo l'esecuzione forzata in danno nei confronti del proprietario, continueremo con tutti gli esami per far sì che il prima possibile il Nettuno scompaia da qui. Le operazioni sono iniziate alle 6.30 del mattino con la chiusura del tratto stradale e il posizionamento di due potenti autogru. Con la professionalità dei sommozzatori sono state fatte passare sotto l'imbarcazione le fasce per il sollevamento e successivamente è stata rimossa l'acqua all'interno del relitto, permettendo così il semigalleggiamento del natante. Una volta svuotata, un gommone di una ditta del porto ha trainato l'unità navale Nettuno fino al punto di alaggio dove si trova in questo momento. Alle ore 18 l'intervento è stato concluso con successo, il tutto in un'intera giornata di lavoro. Inizialmente il comune aveva previsto 4 giorni. L'imbarcazione rimarrà qui fino ai tempi tecnici della fase successiva. Fase successiva che si aprirà immediatamente con una perizia disposta dalle autorità competenti per capire quali sono state innanzitutto le cause e poi se l'imbarcazione sarà ancora in grado di navigare oppure no. Il comune si rivarrà sul proprietario, che chiederà al proprietario di risarcire i danni e risarcire la spesa che il comune ha sostenuto per suo conto, ma l'amministrazione comunale ha intenzione di rivalersi sia sul proprietario ma anche tirare in causa, chiedere un contributo allo Stato e alla Regione per le autorità appunto che li rappresentano proprio per venire incontro alle esigenze dell'amministrazione comunale. Vanno ringraziati Sorcinelli per l'utilizzo appunto del sollevamento da terra, la Carmar Sub di Ancona che ha seguito le operazioni dal mare con i propri sommozzatori, Marine Lift che ha seguito le operazioni di traino dell'imbarcazione e ovviamente la Capitaneria di Porto, la Protezione Civile, chiaramente tutto l'aspetto legato alle operazioni di terra, quindi penso alla polizia municipale e a tutti coloro che hanno messo in essere un progetto veramente complesso in pochissimo tempo. Rimossa l'area interessata dai lavori, nel primo pomeriggio di oggi Viale Adriatico è stato nuovamente riaperto al traffico.